Chi c'è? Donato, che c'è? Aspetta, Mustafa, che c'è un amico nostro qua. Donato, che c'è? Dimmi, amico mio, dimmi. Ah, ciao Giuseppe. Dimmi, ecco, Donato, dimmi. Sempre dimmi. Con questa voce. Ciao Giuseppe. Allora, ciao. Ascoltami, Giuseppe. Dimmi, hai sentito questo Mustafa? Stato, peccato che a me mi si contano i minuti, i secondi. No, beh, allora, no, veramente no. Mustafa è in linea? Sì, è in linea Mustafa, sì, è in linea Mustafa. Mustafa. Ti ascolto, mi dica. Voglio dirti, io vabbè, ti parlo con tu, non perché per mancati rispetto, perché io non amo il lei. Sì, tu lo sai che i cristiani, ascolta. Sì, ti ascolto. Noi per 2000 anni in Italia non abbiamo mai avuto a che fare con l'Islam. 2000 anni? Sì. Non abbiamo mai avuto a che fare con l'Islam. E allora? Quindi io metterei prima cosa in galera tutta la politica di sinistra che ha fatto entrare qua questi musulmani. Ma non perché io odio questa gente! Questa gente non la odio! Questa gente adora un Dio che non è il nostro, non mi appartiene, a me allora? Allah non mi appartiene, io ho paura di Allah. Hai paura io di Allah. Tanto a nominare la parola Allah. Io, mi si blocca il cuore. Il nostro Dio che i cristiani si mettono in testa, i cristiani si mettono, e quel cornuto del Papa, quel cornuto. No, adesso basta. Ancora una volta il cornuto del Papa, dai, Parenzo, intervieni. Va bene. Allora. Una cosa offensiva, io lo reputo un cretino. Questi vogliono la poligamia. Come? Quelli? Questi vogliono la poligamia per fare che cosa? Per fare che, dimmi. Mica perché vogliono schiavazzare, mica perché vogliono eiaculare a volontà. Vogliono la poligamia per arrivare a dominare l'Europa. Si prendono 5 mogli a testa, 4 figli a testa, 5 per 4, mi sembra 20, che faccia 24 cada 20, uno. Li dovete moltiplicare anche per 1 milione di musulmani in Italia. Fra 10 anni, dove cazzo andiamo a metterci al riparo? Mustafa, cazzo andiamo a metterci al riparo? Dunque, io non ce l'ho con Mustafa. Mustafa deve seguire il suo Dio. E che deve fare? Al suo paese, dove c'è l'Islam, Marocco, e lasci stare questa terra è sacra, non ha nulla a che fare con Allah, questa terra non c'è, e non male che Mustafa dunque se ne deve andare a casa. Questa terra è di Allah, l'Italia l'ha creata Allah. No, e siamo fregati. Un cittadino italiano, italiano, dice che è italiano Mustafa, è italiano. Io ho più diritto come lei a stare qua in Italia, uno. No, ma sei sempre, non credo che tu sia un romano di 4 generazioni, non credo proprio. Che c'entra? Visto che il diritto mio che stare con Italia, visto che sono cittadino italiano, io non posso. Due, lui sbaglia, la religione musulmana ha conosciuto, l'Islam ha conosciuto l'Italia più di 500 anni fa. Vabbè, adesso lasciamo perdere la storia, Mustafa. Stai dicendo che te ne devi andare. Questo sta dicendo. No, io a casa mia, in Marocco, non ci sono 1.600.000 di cristiani. In Marocco non esistono 1.600.000 cristiani. Andiamo noi a fare la poligamia in Marocco. Dai, allora 1.600.000 cristiani andassero in Marocco con i cazzi in mano. Voglio 5 mogli. Capito. Ti ammazzano, ci distruggono, ci tagliano la gola. Che cazzo andiamo a prolificare i cristiani in Marocco? E che cazzo gente se lì c'è là? Questi vengono nella terra del vero Dio, Yahweh, il vero Dio. Allah è venuto dopo. Parenzo, che dici di Donato? Che non dici sa nemmeno chi è Cristo, ma lo sai questo chilo come lo che chiamano Cristo? Aspetta, sì, ho capito un attimo. Parenzo, che pensi di Donato? Io penso che Donato da Varese oggi ha toccato il punto più basso della sua vita. Beh, ha insultato insieme. Tu non hai punti bassi, tu sei un'entropia. Tu sei un'entropia. Tu prima o poi ti esploderai dentro di te. Il tuo niente. Abbi il coraggio di dire come stanno le cose. Pezzo di merda! Pensa ai tuoi figli, pezzo di merda! E quel porco di Sgarbi? Che c'è? Chiamatemi un po' quel porco!
Perché? Marco di Scarpi! Chiama Sgarbi, vediamo cosa gli dice. È inutile che Sgarbi si inventa le storielle sui quadri. Ha pensato ai dipinti di riferimento religioso. Li ha pensati? Ma che c'entra? Che c'entra? Non so di Botticino, non so di Raffaello. Ha pensato a queste cose di riferimento religioso. Quando l'Islam si insedierà in Italia, diventeranno 15 milioni. Quelle opere d'arte, quel figlio di puttana di Vittorio Sgarbi, lo sa che vengono distrutte? Ma che c'entra? Ma che ha fatto Sgarbi? Ma di cazzo! Ma che ha fatto? Che ha fatto di male? Deve dire all'Islam fuori dai coglioni. Per me le opere d'arte sono da tutelare. Ma che c'entra? Ma non è che perché? Ma perché li dici? Avete visto cosa è successo a Mosul? Avete visto a quell'architetto? Ma che c'entra con via? Gli hanno tagliato la testa. Ma perché te la pigli con Sgarbi? Mica vuole che siano fa... Allora Sgarbi è una persona, ecco, vabbè, sai, si è messo in testa 1 milione di libri. Ma questo non gli fa arrivare a capire che i quadri, le sculture, quelle con riferimento religioso, verranno rase a suolo, perché l'Islam, quando vede una chiesa cristiana, sai cosa ci vede? Vede meno di un cacatoio. Ma adesso non te lo dicono! Parenzo, che dici? Per concludere, Parenzo, io che ti dici? Dico di chiamare Sgarbi e di farlo ragionare col signor Donato da Varese. Però chiamalo al volo un attimo, Vittorio. Ma chiamalo, ma che cazzo? Chiamalo. Cosa gli dice Vittorio, pacatamente? Io non ho voce. Vorrei delego il professor Sgarbi, che ancora non ha conosciuto forse il professor Donato da Varese. Credo sia il momento di farlo incontrare alla vigilia di questo lungo oppure Paco. Non ho nessun Paco, chiama Sgarbi e digli: scusami Vittorio, c'è questo signore, lo conosci Donato da Varese? Poi glielo passi, lui ripete le cose che ha detto e facciamo forum arte, vediamo. Prova. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso a capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Bella roba pazzesca! Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Non ce l'hai. Allora ragazzi, nel giorno in cui il magistrato Di Matteo dice che Riina è perfettamente lucido, lucido, caro Parenzo, qui abbiamo da noi il signor Donato da Varese, il quale ha pesantemente insultato Vittorione Sgarbi, dandogli addirittura, se non mi ricordo male, del figlio di puttana, del pezzo di merda. Io spero che Sgarbi lo scuoi in tribunale. Ma poi non si capisce perché, tra l'altro. Vuoi ripetere il perché, scusa Donato? Semplicemente perché hai detto che Sgarbi è un figlio di puttana? Spiegami. È un modo di dire, chiedo scusa. Ma come chiedi scusa? Questo qui chiedo scusa. No, ma perché è un figlio di puttana? Perché? È un figlio di puttane perché io lo conosco Sgarbi, lo conosco. Ma perché? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto di strano? Allora, nell'insieme è un intellettuale che va rispettato perché ha letto un sacco di Si è scatolato dalla testa. Abbassa la 5.000 coda, libri, 10.000 libri. Abbassi però la uno coda, che si scava la testa a mille, la non coda, può non rendersi conto che lui, essendo il paladino di quello che rappresenta l'arte in tutta la sua esemplarità, non riesce a capire che l'Islam quelle opere d'arte proprio le distruggerà? Ma lo sa benissimo che l'Islam potrebbe distruggere le opere allora d'arte. Combatti, che lui, io amo la musica, Sgarbi ama l'arte e si batta per l'arte. Sgarbi, Vittorio? Devo dire che sono perfettamente d'accordo, nel senso che, a parte che io sia figlio di puttana, stronzo, testa di cazzo, ma non mi sento offeso perché dice le cose che non solo io condivido, ma appunto, a sua insaputa io dico, mi senti? Sì, ti sento, come non no? Non solo le condivido, ma a sua insaputa le dico... Ogni volta che faccio lo spettacolo, ogni volta che parlo di Caravaggio, elogio il crocifisso che in un dipinto di Lorenzo Lotto io paragono a Caravaggio. Elogio il presepe che alcuni nostri, non tanto musulmani, ma alcuni presidi italiani tolgono dalle scuole come se fosse vergognoso essere cristiani. Condivido tutto, so anche che quello che lui dice è tanto vero che qualche deficiente bolognese progressista pensava di far distruggere
gli affreschi di Giovanni da Modena nella cattedrale di San Petronio, sì, perché rappresentavano Maometto schiacciato sotto il piede di Cristo. Sì. E questo naturalmente dalla fine del 300, inizio del 400, è logico, lo stesso Dante queste cose le dice. Ma per cui in realtà Donato non ha capito un cazzo. Sgarbi è un grande difensore delle opere d'arte cristiane, contro, no, anche contro, cioè, ma anche contro gli scempio, sì, anche contro, rispetto a me che sono un cinico, quindi, un cinico schifoso, e rispetto a me che sono un ateo schifoso, e Vittorio è molto più, è molto più c'è un'autorità culturale che è grande, no, lui dovrebbe dovrebbe farlo di più, molto di più, perché qua ormai siamo alla fine. Ormai siamo alla fine, ormai il tempo è quello che è. Ma perché alla fine di che cosa? Ma che cazzo che promuove la poligamia? Ma vedete che cosa, che cazzo è la poligamia? Questi stanno male di sbarre, ci portano qui maomettani. Ma cazzo vogliamo andarci a riparare? Ma che c'entra? Lui è contro i maomettani, Vittorio. In maniera molto esaltata. È contro i maomettani, è contro... No, no, è contro il fatto che noi, che abbiamo, io me lo ricordo benissimo, quando ero ragazzo e andavo nei paesi orientali, il mondo musulmano era un mondo onirico, di sogno, il mondo loro, sì, il fatto che essi vengano a rompere i coglioni a noi e entrino nel nostro terreno determina una situazione che lui dice in questo modo, ha detto parimenti la Fallaci e tanti altri l'ha detta. Il Papa, ha invece una teoria un po' diversa, esatto, che siccome il Dio è uno, il nostro Dio ha creato anche i musulmani, quindi lui non può mettere la guerra di religione. Ma quello dice che il Papa insulta il Papa Donato spessissimo. Ma anche lì ha ragione rispetto al fatto che il Papa dovrebbe, più che fare un discorso gnoseologico sul creatore del mondo, un discorso invece storico sul fatto che noi abbiamo fatto le crociate, oggi la crociata è la loro. Cioè, dunque tu praticamente sei d'accordo, sei d'accordo sul fatto che ci stiamo praticamente islamizzando. D'altra parte le cifre sono molto forte, sì. Beh, che è un tanto che prendiamo il loro costume, perché loro possono sopraffarci. Noi possiamo essere un ventre molle, possiamo essere deboli. Senti, ma nel rapporto che hanno con le donne, condividi qualcosa? Per esempio la poligamia, la condividi te? No, anche lì la poligamia nobile, santa, e la pratichiamo anche noi in modo mascherato. Sì, senza sposarci, però. Rispetto al sesso, una repressione dell'omosessualità, del tradimento delle donne e della donna, che indica la loro minorità. Cioè loro sono minori perché non hanno rispetto degli omosessuali. Quindi basterebbe questo. Quando gli omosessuali fanno queste grandi battaglie, sì, voi li difendete, voi siete i primi nemici del mondo musulmano, che neanche concepiscono, e anche il mondo ebraico. Il mondo ebraico e il mondo musulmano non concepiscono l'omosessualità. Beh, però a Tel Aviv, quindi, in Israele... La differenza, a Tel Aviv tu puoi fare tutti gli anni, c'è un meraviglioso gay pride, ad esempio. Sì, lo puoi fare a Tel Aviv, ma Non lo puoi fare a Rabat, insomma, no? Ecco. Anche se poi a Marrakesh è pieno di froci, diciamo la verità. Sì, appunto. Va bene, ciao Vittorio, grande intesa. Grande... È un eroe, è un eroe, è un eroe. Ma t'ha dato del figlio, ma t'ha dato del figlio di puttana. Sono un figlio di puttana, la testa di cazzo, uno stronzo, lo sono. Ma il mondo è pieno di minori teste di cazzo che sono infinitamente più vigliacchi. Occorre combattere contro i vigliacchi. Ciao Vittorio, ciao. Alla fine Parenzo stretto dal duo Sgarbi Donato da Varese. Io sono basito, sono oltremodo basito. Donato proclamato eroe da Sgarbi. Donato, avanti tutta Donato. Ci sentiamo alla prossima, avanti tutta. Donato, dove sei? Piccardo padre e Piccardo figlio. Ma non spiega perché vogliono avere 5 fighe in casa. Come perché io quando voglio chiamare di più so dove andare, perché cosa succede? Allora c'è la Boldrini che dice avanti poligamia, perché la Boldrini sta aspettando questo, no? Probabilmente vuole andare anche lei. No, basta questa Boldrini, basta, perché non la posso più. Ogni volta c'è un dossier alto così. Ma non lo so, c'è un dossier alto così ogni volta contro di noi, creato dalla Boldrini, non ne posso va bene, più. Va bene, Boldrini, scusami, sei una brava ragazza, sei un'amica dei cristiani ed è morta.